Una vita tranquilla sembra un'opzione che appartiene ai sconfitti e la società sembrerebbe lodare solo quelli con modi di vivere molto attivi, molto veloci, rumorosi, quelli indaffarati, chi clicca per primo, chi chiama per primo, chi non è mai fermo. Una vita tranquilla non è sinonimo di una vita felice. Piuttosto viene collegato a qualcosa legato all'incompetenza, piuttosto a qualcosa legato a una vita vissuta un po' così a caso. Vediamo però da vicino alcuni aspetti. Se avete trascorso ultimamente 5 minuti su Instagram negli ultimi giorni, vi sarete accorti come tutti sembrino incredibilmente felici, belli e soddisfatti della propria vita, mentre tu magari sei ancora sul divano che mangi le patatine dopo la colazione e sei ancora in pigiama e che non hai fatto la doccia. E io spero che nessuno possa cadere nell'errore di pensare che una persona può essere felice 24 ore al giorno, come è anche utopico pensare che i social sono del tutto tossici. Importante far uso consapevole, è importante ricordarsi di non compromettere la vita lavorativa, la vita di coppia, di ricordarsi di connettersi con la natura e con il proprio sé. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non puoi essere sempre alla ricerca dell'anima gemella oppure del vero amore, di quell'amore assoluto, perché diventa sfiancante, diventa demotivante. E poi magari ti chiedi: come mai che succede tutto questo a me? Come mai che incontro io tutti gli stronzi? E cosa c'è di sbagliato in me? E poi magari continui a infilarti in una storia dopo l'altra e senza accorgerti che magari alla base di questa sfortuna in amore c'è qualcos'altro. Chi ha mai detto che solo essendo in coppia hai il diritto di essere felice? Per quanto riguarda il rapporto con il denaro, penso sia legittimo preoccuparsi della propria sussistenza, dell'avere un tetto sopra la testa, di avere una vita dignitosa. Oggi invece diventa sempre più acuto e ovvio questo contesto della competitività, dove una vita tranquilla sembra che va a pari con camminare sotto la pioggia. Gente ignorante, disagiata, inconsapevole, pigra. Siamo sempre più fissati sull'idea che la povertà sia involontaria. Non possiamo immaginarci che una persona... Facciamo fatica a immaginarci che una persona possa scegliere una vita diversa, basata su una valutazione propria dei costi e dei benefici. Un ultimo elemento che secondo me impatta tantissimo sulla nostra felicità è il giudizio altrui. Sembra che l'esperienza comune ci dice che durante la nostra infanzia siamo stati condizionati da tantissimi fattori e che abbiamo accumulato anche tante insicurezze dentro di noi. Perciò se una persona esprime un giudizio negativo su di noi, ci sentiamo feriti. E cosa facciamo poi? Allontaniamo la persona oppure ci allontaniamo noi? Ma se questo non fosse possibile, se magari è un collega che lavora con noi in ufficio, dobbiamo vedere se riusciamo ad avere un altro punto di vista. Dobbiamo pensare se riusciamo ad essere, prima di tutto, più compassionevoli nei confronti di questa persona. So che sembra stupido, pure difficile da fare. Non è difficile, perché se una persona che agisce in questo modo costantemente, che butta dei giudizi negativi su uno o sull'altro, vuol dire che soffre tantissimo e che noi non conosciamo le lotte che ha dentro. E se ci sentiamo arrabbiati, oppure se ci sentiamo offesi, oppure giù di umore, oppure che ci viene a prenderlo a calci, sono tutte espressioni del nostro ego. Invece dobbiamo fare noi un passo oltre, fuori. E dobbiamo aprirci di più il cuore. Dobbiamo fare un atto di consapevole accettazione. Grazie per ora. Se ti è piaciuto il tema, fammi sapere anche quali sono gli elementi che tu aggiungeresti o toglieresti per rendere la vita più bella, più ricca di significati. E mentre altri argomenti interessanti stanno per arrivare, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora. Vi ringrazio sempre. Buon weekend. Ciao!